top of the world. Dai Sofì. Gamba Sofì. Gamba Sofì. È stato uno dei momenti più belli della mia vita che mi ricorderò per sempre. Oh, quanto voglio avere mia sorella. Questa medaglia per me è importantissima perché non rappresenta solamente un punteggio, anche se è il punteggio più alto che ho mai ricevuto in vita mia, ma non rappresenta solo quello. Buongiorno fiamme e benvenuti in questo nuovissimo super competizione vlog dove oggi gareggio. No, scherzo, gareggio. Sì, sono dai migliori di commenti che mi avete fatto sempre. Non si dice gareggiare ma gareggiare. Com'è? Meglio la pronuncia? Lasciate un super like. Io sono in macchina con la mia famiglia pazza che è venuta dal Colorado stamattina. Fiamme, sono appena arrivata in stazione, sto aspettando con l'ansia che arrivano i miei, mia sorella e gli amici di mia sorella. Cioè, ho più farfalle che per il fatto che arrivano loro che per la gara in questo momento. E questa invece è la amica di mia sorella, si chiama Kimmy. Mio padre che è un matto. Arrivati stamattina alle 8:30. Poi mi chiama l'altra sera, Giulia, che ora sta dormendo, e fa... su FaceTime mi fa: ma ti volevo chiedere che fai questo weekend, possiamo stare un po' insieme? E io penso: ma non è vero che mi dite, ma sì abbiamo questi biglietti da qualche mese. Come anche poi mi ricordavo che Giulia mi diceva prima che sono partita per venire in Italia questo mese fa, fa so ho una sorpresa per te. Ed io avevo considerato la possibilità di loro che vengono in Italia, ma non pensavo davvero che sarebbero venuti. Niente, ora mi faccio i capelli e mi trucco in macchina perché con tutto oggi questa è la situazione. Quindi vediamo di non fare i casini. Anche se c'è una cosa che sono brava a fare nella vita è fare campanate. Cerchiamo di magari non farli mettendo il trucco in macchina. Oddio, ma non vedo niente, raga. Spero di vedere bene. E forse questa videocamera funziona meglio con lo specchio. Provato fiamme, non so se vedete, ma ho provato a mettere il glitter e mi è andato ovunque sulla faccia, quindi di nuovo entro la gara come Kesha. E il trucco finito, ora devo solo finire di fare la coda. A dopo. Dai Sofì, 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 dai
Dai Sofì. Gamba Sofì. Sofia Campana, concorso esatto. Ciao fiamme, oh my god, gara finita, stanca morta. Vi faccio vedere la mia medaglia per le parallele. Questa medaglia per me è importantissima perché non rappresenta solamente un punteggio, anche se è il punteggio più alto che ho mai ricevuto in vita mia. A 26 anni ho ricevuto il punteggio più alto in vita mia, ma non rappresenta solo quello. Questa medaglia rappresenta tutte le volte che ho deciso di rialzarmi da quel elemento, il Corkina, e riprovarlo, e avere coraggio per continuare a provare, che sapete quanti problemi questo elemento mi ha causato quest'estate, e proprio tanti ostacoli e infortunio col braccio, il gomito. E quindi questa medaglia rappresenta proprio quello. Sul podio non ci stavo da un sacco di tempo e quindi è stato veramente bello salire sul podio di nuovo, e mi sento di aver guadagnato quel posto. Ho lavorato veramente tanto e sono molto molto fiera di me stessa e molto felice. Non sono molto contenta per corpo libero perché mizzica, povero quello là con la fotocamera, gli ho quasi arrivato sulla testa. Ma proprio non riuscivo ad assorbire gli arrivi. Avrei dovuto piegare le gambe di più, tipo, ma boh. E poi entrave, mancata la serie acrobatica, che vabbè, comunque sono arrivata terza con questi piccoli errori. Volteggio bene, parlerò ovviamente bene, e per il resto, insomma, sono felicissima. Mia sorella, una volta che ho finito di fare le parallele, sono salita a mettere via i paracalli, e lei è riuscita a venirmi a trovare. Ha fatto una corsa perché tipo, oh, un fiango. Giulia sa tutti gli ostacoli che ho avuto quest'estate e fino adesso con quel elemento e con le parallele, e è venuta da me correndo, piangendo, dicendo "Sofì, fatta, l'hai preso", e mi ha dato un abbraccio fortissimo, ed è stato uno dei momenti più belli della mia vita che mi porterò per sempre. Oh, quanto voglio bene, sarà là.
Quindi giornata fantastica, ho incontrato alcune fiamme e una si chiama Greta. Greta ha fatto, ha girato dei tratti con me e poi eravamo in volteggio. Per ultimo mi fa: Sophie, ti voglio dire comunque che ci segui su YouTube, carinissima, bravissima è stata, anche lei è arrivata penso terzo sul podio, comunque è arrivata, complimenti Greta. E poi anche tutte le altre ragazze che voi ho girato, la Margherita ha girato con me dalla Tiger Gymnastics, è stato bellissimo vedere alcune persone e fare la gara davanti al pubblico, poi di nuovo è stato molto molto bello, molto bello. Mi è mancato proprio tanto gareggiare davanti al pubblico, quindi top. E questo è il mio premio per il terzo posto, che vi faccio vedere. Tantarà, stracarina comunque. Terza classe, classifica. Novembre dell'anno scorso avevo 45. Poi due settimane fa 47 e oggi sono arrivata in terzo posto con 49,450, quindi di nuovo il mio punteggio si è alzato di 2 punti e non ci credo, oh my gosh, quando è uscito quel punteggio in parallela io mi sono commossa perché wow, mai direi mai ragazzi, mai direi mai. Quindi infine sono molto felice, c'è sempre qualcosa da migliorare, ma questo è la ginnastica, c'è sempre qualcosa da migliorare, quindi lunedì mi metto a lavorare, anzi no, lunedì faccio un giorno di pausa e sto con mia famiglia, martedì mi metto a lavorare e sistemare alcune cose, come fare meglio gli arrivi in corpo libero e fare quella serie, madonna, entrare quella serie acrobatica. E magari qualcosina in più, ma questo vi faccio una sorpresa. Tanto vi saluto, XOXO, al prossimo video. Vi voglio bene. Ciao fiamme, buonanotte e che il fuoco sia dentro di voi sempre. Per me è stato super acceso stasera. Ciao! Yes, you're gonna miss me, yes, you're gonna miss me, yes, you're gonna miss my love.